arrivati per l'ultima puntata dell'anno di Radio Basket del lunedì. Un ultimo turno per le formazioni opaltine del basket che hanno regalato due vittorie ai propri tifosi in un mix di giocate ed emozioni ad alto livello. Era la partita più attesa della stagione, quella del campionato di Serie C regionale nel suo 14° turno fra la capolista Ceglie e la Castellano Udas. Il risultato finale 114 a 109. Nello specchio di 40 minuti di gioco più il supplementare, in cui i due quintetti hanno regalato una serata da dimenticare che difficilmente rimarrà impressa nella mente. Il quintetto udassino con Sierra, Suspiel, Sedinani, Francesco e Vincenzo D'Arrissi non ha nessun timore di fronte ai quotati avversari del calibro di Lescott, Montapaggiano ed il gruppo di Mister Caffarella. La partita è a ritmi elevatissimi tra canestri e tripli spettacolari. Sierra e compagni mantengono sempre vivo il risultato che cambia ogni minuto. Il Ceglie non è da meno nonostante sia in testa alla classifica, capisce che la gara è complicata e gli avversari sono decisi più che mai. I ragazzi della coppia Pupo-Totaro se la giocano fino a supplementare in una onda emotiva che coinvolge tutto il palazzetto salentino. Alla fine è loro il grido di vittoria, mentre i tifosi bianco-blu applaudono lungamente i propri giocatori e li ringraziano per il grandissimo spettacolo offerto. Adesso le meritate vacanze di Natale e Capodanno, prima del rientro in campo, fissato per il 6 gennaio del prossimo anno in casa contro il Terlizzi. Anche per la Olimpica Basket il 2012 si chiude con il decimo risultato utile consecutivo. I ragazzi di Felice Carano vincono per 85 a 67 contro il Barletta nel quadro della seconda di ritorno della Serie D maschile. Una gara in cui i padroni di casa danno il meglio. Nonostante la partenza definitiva di Martin Wolf, che ha lasciato la società ofantina la settimana scorsa, tra l'altro il giocatore non è stato trattato proprio bene dai dirigenti, i ragazzi non ne hanno sentito troppo la mancanza e trascinati dal talento newyorkese Joly Coeur e dalle triple di Arbizzani, controllano agevolmente l'avversario senza troppo strafare. I rientri di Spregola e le prestazioni di Carella, Speedy Gonzales, Romano e Triglione la dicono lunga sul fatto che questa squadra merita la testa della classifica, sia pure in condominio con il Manfredonia. Smaltite le feste natalizie, si ritroveranno per allenarsi in vista della trasferta di Rotigliano il 13 gennaio del 2013. E questa è l'ultima puntata dell'anno di Radio Basket del lunedì. Ai nostri ascoltatori che ci seguono sin dall'inizio della nostra avventura, gli auguri più sinceri di un buon Natale e di un buon anno 2013. Noi ci ritroveremo con la nostra trasmissione il 6 gennaio a mezzogiorno. Grazie per la vostra attenzione e tanti auguri di buone feste da Mimmo Sierra.